chiama come stato assessore della scatola, perché il tema della professionalità delle competenze, forse avete chiamato direttamente il presidente Cardani, visto che il tema della pronuncia del Consiglio di Stato del quale parlavamo prima, come è stato sollevato dal suo posto sollecitazione. No, non credo, no. Che sia. Onestamente non lo ricordo, non c'è. O se c'era non l'ho visto, non so. No, 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 se non c'era stato in università, piuttosto che il piano comune. Ah, ecco. Comunque questa decisione del Consiglio di Stato ha creato tutta una serie di cadute, sì, che più o meno spontaneizzate. La sostanza è quella alla quale accennava prima Giovanni Pizzella, e cioè c'è una grandissima collaborazione tra di noi e dobbiamo continuare a spingere in quella direzione. La Commissione Europea ha aperto un'infrazione, questa infrazione mi pare la risposta debba venire entro il 18 di dicembre, grosso modo. Allora, abbiamo avuto delle riunioni con la Presidenza del Consiglio, stiamo cercando di trovare una soluzione ovviamente di carattere generale coinvolgerà tutte le autorità, poi io credo che la soluzione più operativa venga dopo aver risolto questo problema dell'infrazione, sia continuare con gli accordi bilaterali, i protocolli che sono in via di stesura e ratifica tra le varie autorità e l'antitrust, protocolli che essendo più precisi rispetto, avendo maggiore possibilità di definizione precisa degli argomenti, rendono i rapporti bilaterali più semplici. La volontà politica c'è, le autorità hanno un buon rapporto, non lo considero un problema, lo considero una seccatura, ovviamente, per tempo, ma ci arriveremo. Perché poi la sensazione qualche volta è proprio quella che le autorità, pur nei loro compiti molto importanti che hanno assegnati, appunto, devono molto spesso perdere tempo proprio nel recepimento di normative, adeguamenti, no? Sì, sa, c'è una cosa che non andrebbe detta, quindi me la dico lo stesso. E cioè molte volte alla volontà politica dell'autorità rappresentata dal consiglio, collegio, come si chiama, corrisponde poi quella che si chiama gelosia professionale, e cioè c'è qualche funzionario che dice questo è il mio giardinetto, se me lo tocchi ti faccio delle cattiverie. Purtroppo, e non è corretto come comportamento, è molto umano, e quindi ritengo che in tempi come questi, Presidente, non sia più neanche tanto umano, bisogna responsabilmente cominciare un attimo ad ampliare i propri orizzonti mentali. Spero che i funzionari responsabili di questa specialità ascoltino le sue sagge parole. Senta, Presidente, prima il Presidente dell'Autorità Garante dei Dati Personali solo ha richiamato le problematiche che sono state introdotte nella nuova era digitale in cui tutti siamo calati. Che sfide nuove ci sono per l'Autorità Garante delle Comunicazioni proprio anche in questo nuovo contesto? Beh, è una sfida che in corso in misura via via crescente anni, cioè la convergenza con le tecnologie della rete, quindi internet che entra a far parte di tutti i capitoli, e quindi una necessità di integrare tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo regolare su un altro asse di sviluppo che a mio parere finirà per indebolire tutto il resto nel giro di qualche tempo. Non sono in grado, neanche gli ingegneri sono in grado di dire in quanto tempo, però che si vada lì è inevitabile. Ci si arriverà in 2 anni, 4 anni, 6 anni, questo non lo sappiamo. Queste sono sfide che comportano la rideclinazione di principi esistenti con parole diverse che tengano conto della diversità della tecnologia. Un esempio è una
un provvedimento molto discusso, sul quale fra l'altro in particolare non un'associazione di consumatori, ma un avvocato di un'associazione di consumatori, uno, è particolarmente attivo, e cioè il tema del copyright in rete, dove ovviamente il concetto di copyright resta lo stesso, i diritti restano gli stessi, però nel momento in cui siamo in rete si va a declinare le stesse idee, gli stessi principi con delle esemplificazioni diverse. Voi, se non sbaglio, a febbraio, perché mi sono portato un articolo appunto che riguarda tutto questo tema, entrerà in vigore una delibera antipirateria dell'autorità? Noi abbiamo adesso un progetto sul quale abbiamo indetto una consultazione pubblica, come è necessario per una cosa così importante. Abbiamo raccolto tutta una serie di interviste, di audizioni, di sottomissioni di documenti. Stiamo sintetizzando questo materiale, arriveremo, immagino relativamente presto, a una delibera finale. Nel progetto di delibera era indicato il 3 febbraio come data in vigore, adesso dobbiamo ancora fare mente locale, non così interale sicuro, non penso di molto. Il tema delle controversie tra operatori delle telecomunicazioni e consumatori è sempre molto caldo ed è quasi simile in termini di numero e affollamento appunto di questo panorama alle controversie che ci sono tra i consumatori e le assicurazioni, ma forse questo è un campo molto più problematico, magari gli operatori forti del gas e dell'energia. Che cosa state facendo appunto per cercare di limitare qualche volta anche i danni che i consumatori subiscono per pratiche commerciali scorrette che sono all'ordine del giorno e lei sa molto bene? Diciamo, ci sono, a parte il tema che abbiamo già trattato, la sostanza, tutto il tema delle contestazioni tra operatori e cittadini, consumatori, perché il consumo in questo caso segue, se vuole, una interessante definizione di Rifkin che parla dell'accesso come nuova forma di consumo, è abbastanza importante secondo me. Comunque questo è un campo nel quale Ascom, con un aiuto assolutamente insostituibile dei CORICOM, che sono i comitati regionali insediati tra i vari consigli regionali, svolge un'attività di intervento molto efficace per un motivo molto semplice. Questo è un qualcosa che se vuole copre tanti problemi, non ultimo proprio il copyright, e cioè tutto ciò che è amministrativo ha una capacità di soluzione molto più rapida. Certo, deve essere sottoposto ha un grado di appello giurisdizionale, ma ha la possibilità di risolvere i problemi con una rapidità inimmaginabile nel caso in cui ci si rivolga alla magistratura. Per quei CORECOM che hanno la delega e sono la maggioranza alla definizione finale della controversia. Il cittadino va a parlare col CORICOM, se ha ragione esce con un assegno, quindi ha una rapidità di rimborso che è inimmaginabile altrove. Perché i consumatori queste cose non le sanno, Presidente? Bisogna che tutti vi diate un po' più di impegno, mi permetta, nella divulgazione anche dell'esistenza di questi strumenti e soprattutto nella loro efficacia, perché pare che questi messaggi molto spesso non passino, magari colpa o dell'associazione dei consumatori e dei giornalisti che sono impegnati a parlare di altro, però non trova? Io non mi permetterei mai di criticare i giornalisti, no,
perché ho tanto bisogno, quindi è una corporazione potente che non mi sognerei mai, signorità. Me la prendo con gli addetti stampa, per esempio, per la Calderone. No, ma qui c'è anche tutta questa tinta capillare a livello regionale, ormai fuori scherzo, io credo che lei abbia ragione, c'è un problema come sempre di risorse, cioè noi o ci occupiamo di risolvere i problemi o ci occupiamo di pubblicizzare la risoluzione del problema. Va bene, anche diventa, però è vero che i consumatori non sanno, non si rendono conto di quanti si danno quasi per tutto qualche volta di fronte a certe problematiche. Vi faccio un'ultima domanda, perché questa è stata molto carina questa cosa che ho trovato sul vostro sito, perché voi avete organizzato tipo un autoveicolo che si è fatto 600 km in tutta Italia per valutare la qualità della banda larga, non è così? Sì. Cosa avete trovato quindi? Dunque, è semplicemente sempre un tentativo di attirare l'attenzione della sua corporazione. Eccola, cioè i giornali. Visto che è stato funzionando, anche io sono subito incuriosita. Noi abbiamo tutta un'attività, stiamo sviluppando tutta una serie di strumenti che possono essere scaricati dalla rete a seconda delle cose che vuole migliorare, se si tratta di banda larga, banda ultralarga e così, che richiedono, essendo applicazioni che si scaricano dalla rete, richiedono una competenza che posso avere anch'io, dare l'idea della semplicità dello strumento. E che permettono ad esempio di misurare la velocità di upload e la velocità di download, che permettono di verificare che i parametri contrattuali promessi dall'operatore siano rispettati, quindi tutta una serie di interventi che facilitano ad esempio un cittadino che volesse chiedersi al tale indirizzo dove intendo trasferirmi, o dal indirizzo dove io oggi abito, chi mi offre cosa, bene, con l'indicazione dei parametri di identificazione comunale, via numero 5, eccetera, c'è un elenco di quali sono gli operatori che offrono e che cosa offrono, quali sono i parametri, quali sono le promesse, quali sono i costi. Un comparatore. Quindi, un comparatore che permette ai vari decisori di fare una scelta relativamente. Presidente Cardani, purtroppo devo salutarla. Avrei la tentazione di chiederle, visto che avete anche la competenza sui servizi postali, che cosa ne pensa della società che eroga i servizi postali e del suo ingresso in una grande compagnia aerea. Non so se ha sentito parlare di questa vicenda. Ma si è assuzzicata la sua curiosità. Sono molto curioso, ma la mia curiosità non è ancora soddisfatta a pieno per poter dare una risposta. Benissimo, grazie molte, Presidente Cardani.